duraturo, fedele, coscienzioso, stabile, fertile, qualità che connotano il matrimonio cristiano secondo la Chiesa, aggettivi che servono a marchiarlo in modo sprezzante secondo una diffusa mentalità. Prima che il nuovo sinodo sulla famiglia assorba i 270 cardinali, vescovi e laici, nel lavoro di confronto e discernimento il Papa coglie l'opportunità della messa di apertura dell'Assise sinodale, domenica 4 ottobre nella Basilica Vaticana, per una ulteriore riflessione sul tema. Francesco parte dalla solitudine iniziale di Adamo, annullata con la creazione di una compagna, per riaffermare il disegno iniziale di Dio sull'essere umano, vivere la stupenda esperienza dell'amore, cioè amare ed essere amato. Per Dio il matrimonio non è utopia adolescenziale, ma un sogno senza il quale la sua creatura sarà destinata alla solitudine. Infatti, la paura di aderire a questo progetto paralizza il cuore umano. Paradossalmente, anche l'uomo d'oggi, che spesso ridicolizza questo disegno, rimane attirato e affascinato da ogni amore autentico, da ogni amore solido, da ogni amore fecondo, di ogni amore fedele e perpetuo. 2000 anni fa, osservato Francesco, Gesù ha ribadito questa visione. Creandoli maschio e femmina, ha sottolineato il Papa, Dio stesso volle che i cuori di un uomo e una donna fossero uniti in un amore indissolubile. Un ideale invece logoro in tante coppie di oggi, in un contesto rilevato di belle case ma con poco calore di famiglia, di tanti piaceri ma poco amore, di tanta libertà ma poca autonomia. La missione della Chiesa per la famiglia parte allora da qui, ha indicato Francesco, difendere l'amore fedele dove il matrimonio è uno spazio in cui si manifesta l'amore divino, promuovere l'amore fecondo rispetto al suo opposto, un guscio vuoto da riempire arbitrariamente sull'onda dell'emotività e infine testimoniare la misericordia. E la Chiesa è chiamata a vivere la sua missione nella carità, che non punta il dito per giudicare gli altri, ma fedele alla sua natura di madre, si sente in dovere di cercare e curare le coppie ferite con l'olio dell'accoglienza e della misericordia, di essere ospedale da campo, con le porte aperte, ad accogliere chiunque bussa chiedendo aiuto e sostegno. All'Angelus dopo la messa, Papa Francesco si è rivolto a tutti i genitori e agli educatori del mondo, ma anche all'intera società, perché aprano le braccia ai più piccoli, mostrando loro l'amore di padre e di madre che Dio nutre per loro. Il Signore ci aiuti a non essere società fortezza, ma società famiglia, capaci di accogliere con regole adeguate, ma accogliere sempre con amore.